Buongiorno, finalmente oggi vi mostro la mia valigia parto, cioè vi mostro tutto ciò che sto preparando per la clinica, per il parto. Allora, iniziamo con la valigia che ho scelto, che è questa qua blu. Ho optato per una valigia perché io in teoria volevo portare una sola borsa, cioè una sola valigia per me e la bambina. Solo che, a parte che è impossibile, ma poi ci hanno chiesto in clinica stessa di fare due borse separate, una proprio per il parto, per la prima notte, comunque il momento del parto, perché aprire la valigia, prendere tutte cose potrebbe essere complicato, invece avere tutte cose insieme in una borsa a parte è più facile, cioè il primo cambio del bambino, le cose per il bagnetto, la mia camicia da notte per partorire, eccetera. Quindi ci hanno consigliato di fare due borse separate. In ogni caso, comunque, lo spazio non mi è bastato di una sola valigia, quindi due borse sono perfette. Allora, iniziamo. Io sono alla 37esima settimana, quindi sono addirittura d'arrivo e sono stanca. Sono stanca, stanca. Però va bene. Allora, iniziamo. Io li ho divisi in due parti, però qua dentro ci sono delle cose che devo mettere nel borsone e nel borsone ci sono delle cose che devo mettere qua. Quindi iniziamo prima con il mio lato. E ci sono, per il parto ho comprato questa camicia da notte, che ve la faccio vedere solo perché non ve l'ho ancora mostrata. Nel senso che quando l'ho comprata mi è arrivata, vi avevo detto che mi avrei fatto un video haul, ma non l'ho ancora registrato, non so se ce la farò a registrarlo, e quindi intanto ve la mostro. È molto bella, certo vi potrei mettere anche una foto qua del dettaglio. Il tessuto non è in cotone, però non è fastidioso per niente, è molto morbido. Ne avevo presa un'altra terribile, il tessuto aveva la stessa consistenza dei costumi di carnevale, non so se avete presente. Certo, l'avevo pagata poco, tipo 7 euro, ma era improponibile. Questa qua invece è costata circa 15 euro, ed è bellissima. Ovviamente me l'hanno richiesta con l'apertura sul davanti, i bottoni sono veri, quindi si apre tutta, è la lunghezza giusta, la grandezza giusta, è bellissima, questa ve la consiglio. E poi, dato che almeno per quanto mi riguarda, presumo che poi andrà a finire nella spazzatura questa, 15 euro direi che sono più che sufficienti. Quindi questa va nel borsone del parto, insieme alle pantofole, presumo, che sto portando delle improvvise di mio marito, perché ragazzi ho dei piedoni allucinanti, e quindi l'infrodito di mio marito. Ok, e poi qua ci sono le cose che in realtà vi ho mostrato nei video precedenti, quindi vestaglia, pigiami, cambi, accappatoio, reggiseni per allattamento, asciugamani impiegabili, eccetera. Nel frattempo io controllo qua se ci sono cose da mettere in valigia. Allora, oltre all'infradito, ho comprato queste pantofole, che non so se le utilizzerò, però le ho volute prendere, sono quelle tipo da hotel, insomma usa e getta, 3,50 euro dai cinesi, ciabatte monosuo, non monouso ma monosuo, e queste qua le metterei qua per adesso. Poi qui in questa borsetta ho degli articoli da bagno vari, cremina per il viso per la baby, saugella verde, salviettine, assorbenti, del talco non talco, tutti monodose, altri assorbenti, e poi una miriade di questi che sono dati in farmacia, che sono olio lavante, la pasta Fissan,
crema lavante, quindi sempre bagnoschiuma, saugella verde, questo qua, anche se in clinica mi hanno detto che saranno loro a lavarti, giusto? Però che fai? Cioè, nel senso, un detergente intimo te lo porti. Altro di questo, olio per corpo, capelli e tutto praticamente. E qualche shampoo, maschera così per i capelli. Non so se mi farò la doccia, però... boh, per ogni evenienza. Ora questi li sistemo in un beauty. Anche perché ho altri articoli da bagno. Altri articoli da bagno sono... crema corpo, bagno schiuma, questi qua ho scelto acquolina vaniglia perché questo è uno degli odori confortevoli per me, siccome presumo che comunque quei giorni saranno molto stressanti, quindi ho bisogno di un odore che mi ricordasse casa. Poi ho sistemato questo olio vera che me l'ha consigliato sia sia la ginecologa, perché lei l'ha utilizzato, sia l'ostetrica, ci ha consigliato di massaggiare il seno con quest'olio in realtà dal settimo mese già. Io sto utilizzando una crema che avevo già comprato, quindi dato che ce l'avevo già sto utilizzando questa e poi continuerò con quest'olio. La crema sempre ovviamente per i capezzoli. Poi spazzolino e dentifrice da viaggio, una spazzola per i capelli, un elastico, un rasoio perché non si sa mai, non lo so, e dei cotton fioc che ho messo in questa bustina per adesso. Il deodorante. Okay, sistemiamo tutto in questa borsetta. In questi beauty che ho preso su Amazon ce ne sono una miriade, sono veramente comodi. Per me e per mia figlia sistemare qua. Questo penso lo metterò nel borsone a questo punto. Allora, il mio dato penso di poterlo chiudere. Ah, poi c'ho questa scatolina di fazzoletti che metto sempre nel beauty. Ok. Poi. Questa vaschetta mi ha consigliato mia cognata di portarla, potrebbe servirmi per cambiare la bambina. Io l'ho comprata su Amazon, una vaschetta di questa qua riutilizzabile. Boh, non lo so, presumo siano attrezzati con fasciatoio eccetera, però dato che lei ha partorito 4 volte e mi ha consigliato di portare una vaschetta, io mi sto zitta e mi porto una vaschetta.
e il lato lo possiamo chiudere, questo lato della mamma. Andiamo al lato della cuva. Allora, oggi ho questa maglietta che bando abbasso. Allora, al lato della cuva c'è questo qua che è il completo per baby culla, e anche questo qua serve subito, perché ovviamente la culla, cioè io andrò in sala parto con la culletta già sistemata e pronta, quindi questo nel borsone. Ok, poi i quadrati di spugna per le tutine e bodini extra. Questi sono i vari cambi. Questo è il cambio dell'uscita. Un set di lenzuola e copertina extra. Solo che lì ho messo il piumino, qui una copertina di lana. Poi qui c'è il cambio per il secondo giorno. Ok, per l'uscita, pannolini per la bimba e pannoloni e assorbenti per la mamma. Direi che qui ci siamo. Poi questa, qui cosa abbiamo? Salviettine per il seno, garzine, coppette assorbilatte. Allora questi li metterei nel biodio. Delle cose extra ho portato, l'alcol per disinfettare l'ombelico e questo qua per disinfettare le superfici, però questi preferisco metterli sempre nei rifiuti, così tutte queste cose ce le ho tutte insieme. Devo controllare, ecco, se nei cambi avevo messo due garze o una sola, questo lo devo controllare, perché mi servono due garzine per l'ombelino, una attorno e una sopra, quindi non mi ricordo quante ne ho messe. Bambina vestita come se dovesse andare in Alaska. C'è da dire che però mia figlia, qua ce n'è una, quindi ne serve un'altra. Mia figlia nascerà a gennaio, quindi ci può stare. E questo è anche comunque il cambio dell'uscita, quindi calatrappi. E questo è qui, la possiamo chiudere. Poi giorno 2, pure a sto punto ci mettiamo due garzine. Ok, sacchettino ci sono bavaglini extra, calzini extra, qualche quadrato in cotone e volevo mettere le mussoline che ho comprato.
queste mussoline le ho comprate da Chiabbi e abbinato a queste mussoline ho comprato anche questo accappatoio. Ce ne hanno richiesti due accappatoi, quindi uno per il primo giorno perché gli faranno due volte il bagnetto. Quindi uno per il primo giorno e uno per il secondo. Non lo so, faranno, mi pare, un giorno sì, un giorno no il bagnetto. Queste cose ve le hanno detto tutte al corso preparto, ma io non mi ricordo niente. Mussoline me ne porterei due quasi quasi. Certo non ce la fa. Basta. Lo possiamo chiudere. Di riuscire a chiuderla, vediamo. Ok, credo che mi servirà mio marito, speriamo di vediamo. E questa è fatta. Andiamo al borsoncino. Devo mettere il cambio per l'uscita in questo borsone che purtroppo non ho ancora deciso cosa. E quindi allora abbiamo questo è il kit per il bagnetto e ci sono i quadrotti di spugna, l'accappatoio e questo detergente base oleosa che ho comprato in farmacia, che mi è stato richiesto dalla clinica. E lo mettiamo qua. Poi mi sto portando anche questo, che è il coso per il cambio, anche se non penso che mi servirà. Boh. Il set di lenzuolino e copertina. La camicia da notte della mamma. Un pacchetto di salviettine normali. E un pacchetto di salviettine, queste qua per il seno. Questo è il primo cambio che ho scelto per la mia bimba. Ti faccio vedere la tutina. Questa non me l'ho mostrata perché l'ho comprata dopo. Va bene, qui a parte camicetta della fortuna, guantini, calzini,
bavaglino con queste love papà, che non mi ricordo se ve l'ho mostrato, ma questo l'ho comprato a mio marito quando, per annunciargli che fosse femmina, assieme alla tutina. Non questa. E questa invece è la tutina che ho comprato ora, che mi piaceva troppo, con queste tasche qua, e quindi ho fatto uno switch e ho deciso di metterle questa, che è veramente molto bellina. Certo, l'ho stirata, stavo rischiando di bruciarla perché è in ciniglia, però va bene. Tutto è bene, quel che finisce bene. E quindi, e per solito c'è un pannolino. Ah, devo controllare sempre garzini, qua non ce ne manco uno, quindi devo prendere, ma mi sa che non ne ho più. Quindi qua per il primo giorno ci mettiamo queste, che erano le garzine incluse nel kit ombelicale della Chicco che ho comprato, con le fascette. E per il primo giorno intanto ci metto questo, poi se mi ricordo di prenderle quelle confezionate singolarmente le cambio, altrimenti comunque questa è pronta. Allora, la fascetta c'è, vero? Sì. Ok. E anche il cambio nascita, ci siamo. Poi le pantofole della mamma le mettiamo qua. Il beauty della mamma ve lo mettiamo pure e abbiamo finito. Pancione, siamo pronti, direzione sala fatto. Allora, io vi ho mostrato con qualche settimana di anticipo tutte cose, in modo tale da riuscire a darmi dei suggerimenti nel caso in cui io mi stia dimenticando qualcosa. Spero vivamente di no. In ogni caso vi prego, dirmi nei commenti se sto dimenticando qualcosa. Io ho seguito la lista della clinica, loro mi hanno fornito la lista con tutto il necessario, però non si sa mai. Come è stato per il caso della vaschetta, magari qualcuno di voi ha un suggerimento utile, e sono sempre ben accetti. Io vi saluto perché c'è, cioè, una valigia di mai dietro devastante. Io vi saluto, vi ringrazio sempre, vi mando un abbraccio e ci rivediamo alla prossima.